Salmo 46, versetto 2. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare. Qualche periodo fa il mondo è stato colpito da un particolare virus che portò la gente a rimanere in casa, in quarantena, con diversi disagi per l'economia, per gli stipendi, per i dipendenti, per quelli che avevano delle partite IVA, per coloro che dovevano andare dai loro cari malati. In un momento il mondo era come se avesse perso le sue certezze, il suo dio denaro, sembrava tutto instabile. Ma in quel periodo dove le chiese non si potevano incontrare, i fratelli si sentivano per telefono, per messaggio, facendo delle videochiamate, forse anche dei culti online, e questo ha unito, perché i figli di Dio non tremano, non hanno paura, perché sanno che queste cose devono succedere, lo sanno perché sono scritte nella Bibbia. Ma allora acceleriamo i tempi e quando abbiamo la libertà proclamiamo il nome di Dio, cerchiamolo con forza, salviamo questo mondo perché sta per essere sconvolto, perché il Signore sta per tornare, perché il male dilaga, chiamano male e bene. Tutto si sta invertendo come la Scrittura aveva annunciato. Invece di perdere tempo, recuperiamolo, perché non dobbiamo tremare, perché il Signore sta tornando e è quello che noi desideriamo. Ma facciamo in modo di salvare più anime possibili nel nome di Gesù. Che il Signore ci possa benedire anche oggi.